Ciao a tutti! Oggi prepareremo lo gnocco fritto. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, lievito di birra fresco, zucchero, sale, olio di semi di girasole oppure strutto e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Il lievito e lo zucchero. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la farina, l'olio di semi o eventualmente lo strutto e il sale. Ed azioniamo il bimby per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento per almeno un'ora. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, adesso lo stenderemo in una sfoglia da mezzo centimetro. Tagliamo l'impasto a strisce. E poi tagliamo ancora di sbiego. Friggere in abbondante olio bollente fino a doratura. Gnocco fritto. Grazie e alla prossima ricetta.